Terzo minuto da Beretta a Macellari, fascia sinistra, il cross, Chimenti è sorpreso, riesce solo a smanacciare, Muzzi di testa in agguato, gol del vantaggio del Cagliari, 1-0 terzo minuto, Roberto Muzzi. La risposta della Roma, cross di Candelà, testa di Del Vecchio, salva Cavezzi, a portiere battuto. Andiamo al 28esimo, Paolo Sergio per Tommasi, evitato Macellari. Il cross di Damiano Tommasi, la leggera deviazione di Zanoncelli, poi il colpo di testa di Del Vecchio ed è 1-1. Botta e risposta fra gli attaccanti italiani più prolifici in questa fase del campionato, appunto Muzzi e Del Vecchio. 34esimo, Paolo Sergio per Totti che avanza, la difesa del Cagliari non chiude, il sinistro di Totti, palo pieno. Poi 42esimo, Tommasi di testa per Paolo Sergio che vince un rimpallo, va al tiro, Scarpi non trattiene, Del Vecchio questa volta di opportunismo. Roma in vantaggio e Del Vecchio va in doppia cifra, 10 gol al pari di Muzzi. Retropassaggio di Tommasi, O'Neill intuisce, ruba il tempo a Chimenti che non commette fallo, la porta è vuota, controllo e conclusione di O'Neill 2-2, 48esimo del primo tempo. Con il montaggio di Sauro Matta andiamo alla ripresa che si apre con questo suggerimento di Cavezzi per Muzzi, il destro, Chimenti si oppone con il corpo, poi lo stesso Cavezzi si fa ribattere il tentativo. Quinto minuto, Tommasi, il cross Del Vecchio, stop di petto e conclusione, prodezza di Scarpi. Ancora Marco Del Vecchio protagonista, poi si rivede O'Neill, servito da Zanetti, posizione regolare, Chimenti risponde di piede. Un minuto dopo, angolo di Beretta, questo è sempre Fabian O'Neill, O'Neill al volo, Tommasi anticipa anche Chimenti e mette in angolo. 18esimo, Muzzi, stop di petto e rovesciata per Cavezzi. Cavezzi di nuovo a Muzzi, la conclusione un po' sporca, Chimenti è battuto, 3-2 e Muzzi sale a quota 11 nella classifica cannonieri. 28esimo, O'Neill infaticabile, va via a Petruzzi e Tomic. Il cross, Chimenti è scavalcato, Vasari lascia a Muzzi, il quale lascia a Cavezzi. Conclusione a botta sicura a palo, l'azione prosegue. O'Neill il controllo, il destro, traversa piena, non è finita, Vasari, il controllo, una finta, poi si gira, conclusione anche di Vasari, fuori per questione di centimetri, azione irresistibile del Cagliari. 35esimo, Quadrini in campo per Dalmoro, in posizione di ala destra, il cross, Gautieri ruba il tempo a Macellari, la conclusione, l'angolo alla destra di Scarpi, dove Scarpi non arriva ed è parità 3-3, gloria anche per Carmine Gautieri. 41esimo, Vasari fermato, poi Candelà sbaglia e serve Zanetti. Da questi ad Abejon, un altro uruguaiano in campo da poco. La conclusione Chimenti è fuori dai pali, deve superarsi per mettere in angolo. E siamo al 90esimo, da Zanetti a O'Neill. Sulla destra c'è Vasari, attenzione a Fabian O'Neill, si smarca al centro dell'area. Vasari lo vede, lo serve, il colpo di testa, a botta sicura ed è l'ultimo gol di una partita incredibile. Il Cagliari se la giudica con il punteggio di 4-3. Possiamo passare in studio. Muzzi è del Cagliari da 6 anni ormai, non vale né più nemmeno quanto valeva 6 anni fa. Muzzi è un giocatore che, a differenza di tanti altri nel passato, ha fatto una bella scelta. Vuol stare a Cagliari, ci sta con piacere, siamo orgogliosi, possiamo sinora permetterci, ce lo teniamo. Quindi la Juventus può mettersi l'anima in pace? Ma la Juventus penso se la sia già messa parecchio, perciò io ho un ottimo rapporto con la Juventus, serve una punta, sono orgoglioso che loro apprezzino il nostro attaccante e ne hanno altri, spero che ne trovino uno anche più forte in Muzzi, cosa molto difficile, che li aiuti ad andare avanti nel campionato, perché mi sembra che ne hanno bisogno. Grazie. Secondo lei, Presidente, cosa è successo alla Cagliari? Dopo 4 sconfitte consecutive e 6 punti importanti, molto importanti per la classifica. Ma io ho visto il gol di Macellari a Salerno domenica scorsa, un gol diciamo anche un po' fortunoso, bisogna dire la verità. Quando noi subiamo 2 sconfitte in casa, come avete visto voi, immeritate su dei particolari veramente sfortunati, possiamo anche vincere qualche volta per un po' di fortuna. Fermo restando che un Cagliari ha i suoi giocatori che sono sempre gli stessi, lo suo allenatore, lo suo presidente, come può vincere può perdere, non è che dopo una sconfitta, 2 sconfitte o 3 sconfitte uno deve pensare che stia crollando il mondo addosso. Sappiamo quelli che siamo, continuiamo ad andare avanti, cerchiamo i nostri 40 punti per salvarci quest'anno, che sono l'unica cosa che ci preoccupa. Negli spogliatoi della Recchia a fine partita Ventura si è definito vicepresidente del Cagliari, conferma? Io quando sono partito per andare 10 giorni in vacanza ho detto Ventura lascio le chiavi del Cagliari, mi raccomando pensi lei a tutto, mi lasci riposare 10 giorni. Sapete benissimo che il mio rapporto con Ventura veramente va oltre quello di un allenatore presidente, perciò se si è definito vicepresidente l'ha fatto a ragion veduta, perché ha la mia più grossa fiducia, tutta la responsabilità dopo di me del Cagliari.
Nell'album delle cose più belle di una carriera, Ventura inserirà questa grande prestazione del suo Cagliari contro la Roma. Non lo so, bisogna vedere che carriera faccio. Di certo ci sono molti che hanno detto è una delle più belle partite viste al Santeria nell'ultimo decennio. E questo mi fa piacere perché vuol dire che il lavoro che stiamo portando avanti produce qualche cosa. L'avevano detto anche dopo la partita col secondo tempo del Parma, l'avevano detto anche contro il Milan, quindi vuol dire che qualcosa stiamo facendo. Non era facile, dopo un mese buio, di sconfitte, ritorno a dire alcune immeritate, il grande merito di questo gruppo è di essersi rimboccato le maniche, ha ripreso a lavorare con grandissimo impegno ed è giusto che siano stati gratificati mercoledì, ma soprattutto oggi davanti al proprio pubblico, perché era giusto che raccogliessero i frutti del lavoro che stanno facendo.